darti ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Saluto tutti voi che insieme con me in questa sera il Signore ci chiama per entrare in intimità con Lui, per incontrarlo, per ascoltarlo, per aprire il nostro cuore e far sì che la gente che conosce Maria Vision e che si affida alle nostre preghiere possano insieme a noi bussare questa porta di Gesù che ci ama, per chiedergli quelle grazie spirituali, materiali, corporali che ognuno di noi porta nel cuore. Uniamoci come famiglia in Cristo per far sì che questa preghiera gradita al Signore possa portare tanti frutti. Come Lui stesso lo disse, senza di me non potete fare nulla. Noi vogliamo venire da Te, Signore, perché sappiamo che con Te tutto lo possiamo. Vogliamo invocare lo Spirito perché ci guide. Invochiamo lo Spirito perché ci illumini. Invochiamo lo Spirito per poter entrare in Spirito e verità. Signore, normalmente siamo molto abituati a essere individualisti, quasi che ci affascina, ma noi oggi vogliamo far sì che la nostra preghiera sia comunitaria, sia una preghiera che sia gradita a Te. Vieni Spirito d'amore, vieni Spirito Santo, vieni e rendici capaci di essere un cuor solo e un'anima sola. Ci affidiamo all'intercessione di Maria perché ci aiuti sempre a incontrarti, Signore, in spirito e verità. Vogliamo superare davanti a Te ogni paura e ogni individualismo. E vogliamo sentirci famiglia, famiglia che insieme porta avanti la croce, porta avanti i progetti, le gioie, le sofferenze. Questa linea di preghiera di Maria Vision ci aiuti, Signore, a essere quella forza in Te. Vieni, Spirito Santo. Passi, passi il Tuo Spirito, Signore, come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e le schiude l'amore. Passi il Tuo Spirito come l'uragano che scatena una forza sconosciuta e solleva l'energia addormentata. Passi il Tuo Spirito, Signore, sul nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di un ardore avido da irradiare. Passi il Tuo Spirito nei nostri volti rattristati per far sì riaffiorire il sorriso. Passi il Tuo Spirito, Signore, sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera.
Fácil tu espíritu, fin de la aurora, per portare con sé tutta la giornata en uno slancio generoso. Fácil, fácil tu espíritu al avvicinarsi de la noche, per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore. Passi, passi il tuo spirito su di noi, per farci abbondare pensieri fecondi che rasserenano. Passi e rimanga in tutta la nostra vita, mio Dio e mio tutto. Vieni, spirito d'amore, vieni, Spirito Santo, passa, 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 Spirito d'amore. Rimani, rimani in noi. Sperimentiamo questo passare di questo Spirito che ci fa guardare, ci fa incontrare, ci fa ascoltare, ci fa sentire questa presenza meravigliosa di un Dio fatto uomo e rimasto per amore. Vogliamo aderire, Signore, alla tua volontà. Vogliamo, Signore, benedire. Vogliamo, Signore, lasciare noi i nostri progetti, ma i progetti da te ispirati a noi. Tu, Gesù, avevi detto, andate e istruite tutte le genti. Ma avevi anche aggiunto, perché senza di me non potete far nulla. San Ignazio aveva detto qualche volta, fate come se tutto dipende da voi, però aveva aggiunto, però aspettate come se tutto dipende da Dio. Sì, Signore, tu e il Padre, voi Trinità Santa, siete presenti, ma Dio è il creatore del cosmo fisico come il creatore del cosmo umano. Sì, Dio è il reggitore delle stelle come il reggitore della Chiesa. Tu, Signore, ci hai voluto per amore renderci collaboratori della salvezza. Ma tu lo sai, Signore, che siamo tanti limitati. Siamo come quel filo rispetto alla corrente elettrica, Signore. Ma noi siamo il filo, tu sei la corrente. Tutto quello che facciamo, Signore, è lasciare passare questa corrente. Ovviamente possiamo interromperla, perché possiamo dire o sì o no, ma niente più. Tu, Signore, sei la corrente, noi siamo quel filo. È meraviglioso, Signore, sapere che possiamo possiamo arrivare a essere quel canale dove la tua grazia può passare. Tutto è nelle tue mani, Signore. Tutto, tutto è nelle tue mani. Pertanto tutto è in buone mani. Tu sei via, verità e vita. Tu ci dai la fede, tu ci dai la speranza gioiosa
Tu ci dai la pace profonda. Tu, Signore, sei il datore di vita. E tutta la Bibbia ne è testimone, Signore. E tu, Signore, tutta una vita, così come ci racconta la Bibbia, di fronte a questo popolo così fedele e infedele. Tu, Signore, sei stato presente ogni istante e con la domanda da sempre, credi in me? Credi in me? Siamo tutti gli uomini, Signore, che ci sentiamo interpellati ogni istante. Credi in me? Sì, Signore, noi crediamo in te. Noi vogliamo credere in te. Noi vogliamo affidarci a te. Noi vogliamo stare con te. Ma poi, nei momenti più inaspettati, Signore, ci fidiamo dei potenti, crediamo alle loro raccomandazioni e finiamo di pensare che le cose di questo mondo sono salde nelle loro mani e che a loro dobbiamo chiederle. Signore, dobbiamo imparare nella fede. Dobbiamo attendere. Dobbiamo, Signore, scrutare. Scrutare il cielo, far silenzio per ascoltarti, Signore. Eccoci, Spirito Santo, dentro di noi tutto questo travaglio alla ricerca di te, alla ricerca della via, la verità e la vita, alla ricerca di pace, di gioia, di speranza. Vieni, Spirito Santo, vieni. Vieni e insegnaci a credere sempre di più. Di incontrare l'amore. Vieni, Spirito Santo. Ascoltiamo il canto allo Spirito Santo e chiediamo a Lui che ci aiuti a entrare in questa dimensione così spirituale che poi si convertiranno in opere concrete nella nostra forma di pensare, di agire, di vivere. Vieni Spirito d'amore, vieni Spirito Santo, vieni. Padre a ti.
forza creatrice tu rinnovi. Guarisci i nostri corpi e dona vita, le nostre piaghe tu trasformi in luce, Spirito Spirito Santo, sì, Spirito d'amore. Facci sperimentare la gioia di seguire le tue orme, le orme di colui che è diventato via, verità e vita. E qui come famiglia, in adorazione, in ascolto, in ginocchio per dirti grazie, lode, onore e benedizione a te. Di fronte a te per dirti Signore, io sento che tu mi chiami, allora parlami. Siamo qui perché vogliamo ascoltare quella voce che si fa concreta, si fa operativa. Quella voce, Signore, che porta al cuore quella pace, quella gioia. Sì, Signore, siamo qui in attesa di una risposta, in attesa di incontrarti, in attesa di sapere che ci ascolti con tutti i bisogni, ma con tutto l'amore e il desiderio di adorarti, di riconoscerti. Siamo venuti, Signore, invitati di questo programma che Maria Vision tiene per mettere ai tuoi piedi quell'intenzione che il cuore nostro desidera. E c'è Vincenza che ti dice, oh mio Signore, salva, salva tutti coloro che non riesco a vedere, che non riescono a vedere la tua luce e a seguirti come tu vuoi. Prendile per mano e manda la tua mamma celeste per condurli alla tua resurrezione. Converti tutti i capi del governo e salva il tuo popolo. Te lo chiediamo per le piaghe del tuo figlio Gesù Cristo, per te Gesù e per il dolore che tu hai patito, tu e la tua Madre Santissima. Questi sentimenti di Vincenza che noi ci uniamo come famiglie. C'è Letizia che chiede una preghiera per sua figlia che cerca lavoro, per la sua salute. E lei stessa ci benedisce e noi accogliamo, Signore, queste benedizioni che vengono da te
Grazie Francesca da Foggia che chiede preghiera per la sua salute precaria, per la sua famiglia e soprattutto per le sue figlie, che possano risolvere i problemi di salute e incontrare persone degne con cui formare una famiglia. Maria Angele da Roma chiede per i suoi figli Davide e Gabriele, con dolorosissime prove da affrontare. Roberto da Anzio Notturno che dice sia lode alla Santissima Trinità. Gradirei pregare con voi per Nilde Madre, Olga, Roberta e le persone a noi affidate. Voglio pregare ringraziando l'intercessione di Carlo Acuti per i risultati della giovane Alessandra. Chiedo l'intercessione di Madre Speranza per Filomena che è in riabilitazione. C'è Mauro da Trento che si unisce alla nostra preghiera per la sua guarigione. C'è Nadia da Milano che chiede una preghiera per la sua famiglia. C'è Mauro da Rovereto che ci ha scritto e ci chiede preghiera e l'intercessione della Madonna affinché guarisca dall'anemia che gli è stata riscontrata e dal diabete. Giuseppe dalla Calabria chiede preghiera per un giovane Luca con crisi epilettiche, che lo Spirito Santo e la Madonna lo proteggano e lo aiutino a guarire. Ci sono gli amici di Enrica, Maria Dalodi che chiede preghiera per la sua famiglia, la pace nel mondo e tutti i volontari. Luca da San Martino, una preghiera per la sua mamma, i suoi defunti e la sua famiglia. Chiede di pregare per il Papa Francesco. Pia da Lodi, preghiera per la sua famiglia e la pace nel mondo. Maria Luisa da Cavenago, preghiera per la sua famiglia e per la pace nel mondo. Rosa da Crema, ringrazia tutti coloro che hanno pregato per sua figlia e ringrazia il Signore che ha posato la sua mano su di lei. La mamma di Emanuele, affetto da leucemia, e ringrazia Dio per averlo guarito. Grazie alla donazione del midollo spinale da parte della nonna. Maria da Terracina, preghiera per il nipote di 17 anni che litiga continuamente col padre e non sa cosa fare. Se studiare e lavorare, preghiamo, disse, per tutta la sua famiglia. Abbiamo Maria Grazia da Roma che chiede preghiera per la guarigione della sorella Elia, che accusa di un incidente, a causa di un incidente, ha avuto un'embolia e adesso un enfisema polmonare. A te, Signore, tutto è possibile. Maria da Napoli, preghiera per sé, per la madre che per la loro salute e per i seri problemi economici che hanno. Pina da Roma chiede tante preghiere affinché il Signore la liberi dai pericoli e situazioni difficili in cui si trova. Francesca da Acireale, preghiera per sé e la moglie. C'è Antonietta da Prato che ci saluta. Dice, ho bisogno di aiuto per mia figlia e di quello. E io in questo momento sono come la mamma celeste, una spada mi sta trafiggendo il cuore. Ida da Pescara, chiede preghiera per poter avere lavoro. Lina, chiede preghiera per la sua famiglia. Camila, preghiera per le sue intenzioni. C'è una richiesta di preghiera urgente per un neonato che è nato con problemi cardiaci gravi. Che il Signore sostenga la famiglia e lo guarisca. Enrica de San Martino in Estrada chiede preghiera per la sua famiglia e per i suoi defunti e le anime abbandonate del purgatorio
per la pace nel mondo, per tutti i volontari della Croce Rossa e la sua amica Cristina. Preghiamo, disse, per Maria Vision, sua seconda famiglia. Emiliana Damaliano chiede preghiera per la sua salute, serenità e la sua solitudine. Una preghiera perché il Signore susciti tante sante vocazioni. Preghiamo per Roberto, con un cancro diagnosticato da poco, ma che ha fatto un intervento, attendiamo che sia la persona giusta. Preghiamo con tutto il cuore per i nostri vescovi, per i nostri parroci. Affidiamo alla Madonna, lei che le chiama i suoi figli prediletti, agli anziani, agli sacerdoti anziani malati, perché trovino degli angeli attorno a sé che possano sostenerli. E preghiamo per ognuno di noi che oggi, davanti al Signore, stiamo incontrandolo, stiamo ascoltandolo, stiamo benedicendo il suo nome e stiamo bussando alla sua porta. Chiediamole che ci doni il dono della carità, perché diventa inutile veramente restare ore qui davanti al Santissimo. In forma individuale dobbiamo unirci a uomini e donne che hanno tanto bisogno delle nostre azioni. Aiutaci, oh Signore, a essere portatori di te, di pace, di umiltà, di carità. Siamo qui. Nella tua volontà c'è la nostra pace, Signore. E allora tu che ci conosci, che hai ascoltato le nostre suppliche, donaci, Signore, la luce per capire la tua santa volontà. Ci racconta il Vangelo, no, di Luca, che tu, quando sei ritornato in Galilea con la potenza dello Spirito e con la fama, già si era diffusa in tutta la regione, tu insegnavi nelle loro sinagoghe e li rendevano tutti, ti rendevano lode. E tu, Signore, ancora una volta in Galilea ti riaffermi. Tu sei entrato in quella sinagoga e, aprendo il rotolo, hai trovato il passo dove era scritto: lo Spirito Santo è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia. E riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inservente. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di te. E allora tu hai detto: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Ti amo così, in quella sinagoga, in ascolto, e guardandoti possiamo dire: sì, oggi si è compiuta questa. È la tua parola che ci parla, è la carità che rende operosa la nostra preghiera, ma è la preghiera la che mi porta a ascoltarti, a innamorarmi di te, a parlarti, a raccontarti. Eccoci, Signore, felici di seguirti, di amarti.
Esta preghiera corale, Signore, possa arrivare a te. Que la nuestra preghiera diventi adorazione in spirito e verità. Noi ti apparteniamo, Signore. Noi ti apparteniamo, ti apparteniamo. Ogni nostra azione appartiene a te, Signore. Aiutaci a non perdere mai di vista che lo Spirito, la sorgente di ogni nostra attività, di ogni nostra missione, di ogni nostro percorso. Sì, Signore, vieni Spirito d'amore. Aiutaci a dare a ogni cosa il suo posto. Sappiamo che non sono i programmi, l'organigramma. Questo sarà un'ispirazione, perché veramente lo che porta avanti, Signore, tutta la nostra missione, tutto il nostro desiderio di te, è la docilità allo Spirito. Sì, Signore, lo Spirito, la nostra docilità, è lo Spirito, la tua presenza. Sì, Signore, la preghiera, il silenzio, il discernimento, la carità. Questo ci può aiutare. Vieni, Spirito Santo, perché è con te. È con te che possiamo chiedere, che possiamo ascoltare, che possiamo pregare. È con te, oh Spirito d'amore. Sei la nostra vita. Signore, vogliamo fissare i nostri occhi su di te. Vogliamo contemplare il tuo volto. Aiutaci a scoprirlo con gratitudine. Vogliamo, Signore, raggiungere il tuo sguardo. E guardandoci, Signore, tu ci guardi e i tuoi occhi sono fissi su di noi. Il tuo amore proveniente non ci abbandona mai, tu ci ami. E per questo noi desideriamo incontrarti, ascoltarti e seguirti. Oh Signore, che il nostro guardo si fermi su di te. Quanto è spesso, Signore, quanto di seguito il nostro sguardo si ferma su ciò che non ci piace e che non risponde alle nostre attese. Vediamo negli altri errori, mancanze. Vediamo di noi ciò che ci fa sentire la colpa. Rinnova il nostro sguardo, Signore, su di noi, sugli altri, sul mondo. Ricordaci che i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, alla tua presenza. Aiutaci a riconoscerti in chi ci tende la mano. Guardandoci attorno, aiutaci a vedere veramente l'opportunità, sempre opportunità di incontro, di trovarti, di ascoltarti. Aiutaci a avere quel sguardo puro. Donaci occhi nuovi, segni di un cuore nuovo o di un cuore di carne. Sì, Signore, sappiamo che tu vuoi bene a ciascuno di noi così come siamo. Il tuo amore è su misura perché ciascuno si scopra riconosciuto, accolto e atteso. Aiutaci a guardare a tutto campo per non trascurare nessuno, per scorgere chi si è allontanato e colmare ogni distanza, per amare come te che ti sei avvicinato e ti sei lasciato avvicinare da tutti.
vogliamo accogliere l'opera dello Spirito in noi. Vogliamo, oh mio Signore, questa sera ancora una volta consegnarti la nostra vita, consegnarti i nostri pensieri, consegnarti i nostri sentimenti, le nostre emozioni, consegnarti le nostre fatiche, le nostre speranze, consegnarti, Signore, tutte le nostre attese. Eccoci, Signore, sia fatta la mia, alla tua santa volontà. Con questi sentimenti, carissimi fratelli e sorelle, stiamo per concludere la nostra preghiera. Auguriamoci a vicenda questa vicinanza che ci fa diventare con occhi nuovi, con un cuore nuovo, con una mente nuova. Noi che siamo alla fonte dell'acqua viva, noi che siamo ai piedi del Santo di Israele, noi che lo conosciamo, che lo abbiamo visto agire, beati noi. Vi auguro che durante tutta la settimana ogni decisione, ogni momento, riconoscere questo Gesù che non ti lascia, perché Lui ha promesso di stare con noi tutti i giorni fino alla fine. Chiediamole al Signore allora che la gioia e la pace risplendano in noi, perché chi ci trovi possa dire di noi che siamo quei missionari innamorati di colui che è la via, la verità e la vita. È lo Spirito che agirà. Lasciamoci allora coinvolgere della sua presenza e diciamole al mondo che Dio è vivo, che Gesù è risuscitato e che senza di Lui non possiamo fare nulla, ma che con Lui ogni cosa possiamo affrontare, perché Lui è la nostra forza, è la nostra pace, la nostra gioia. Che Dio benedica voi, benedica le vostre famiglie, benedica gli operatori, pastori, gli operatori di Maria Vizio e benedica tutti coloro che in qualche modo fanno possibile questi momenti di intimità, questo percorso spirituale che alimenta l'anima e alimenta soprattutto lo spirito. Grazie Vergine Maria. Grazie Spirito Santo, grazie Gesù, grazie Padre. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Buona settimana a tutti, che Dio ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.